Voglio per questo video lasciate almeno 10.000 mi piace e commentate qui sotto con il vostro pronostico della classifica Serie A 2022-2023. Ma io mi fido solo di sì. Ciao amici di YouTube, qui con voi e Shalom Bombo. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video e come ogni anno ragazzi siamo qui per fare il nostro pronostico della classifica Serie A 2022-2023. E come ogni anno ragazzi sono in compagnia del magnifico Chef Franco. Ciao ragazzi. Ciao Chef, come va? Tutto bene. Questa è la cosa più importante. Quest'anno, caro papà, il campionato inizia il 15 agosto per il Napoli. Il 13 agosto inizia ufficialmente il campionato. Quindi c'è Ammaizzari in domara e dobbiamo vedere le partite. Sì, finalmente inizia il campionato e finalmente siamo con questo video dove diciamo la nostra su qualsiasi posizione della Serie A. 20 squadre, 20 posizioni diverse. Io già lo so perché l'anno scorso ci hanno preso in giro con il Milan. Ti ricordi che tu non so dove l'hai messo, Giroud? Chi è? Da ricordo? Preso Giroud. L'abbiamo pigliato Giroud che faceva la panchina in Ma chi è su Giroud? Giroud. Mo' io mi su Milano. Poi parliamo dopo. Ok. Comincia a parlare. Prima però, tanti like, tanti commenti, iscrivetevi al canale. Scaricate il numero di S. Dai. La trovate in descrizione. Non fate buttare il sangue a Chef Franco. Voglio. Scaricate il numero di S qui sotto in descrizione. Questa è una nuova app di calcio, ne faremo parte anche noi. Caro papà. Ma è bella, è bella. È veramente bella. Voi scaricatela dal primo link in descrizione, totalmente gratuita. Mettete la vostra squadra del cuore, ci sono i video degli influencer. Diamo una mano, diamoci una mano tutti insieme e scarichiamola tutti insieme, così da farla diventare la migliore app per quanto riguarda il calcio anche internazionale. Normale, e così ci vediamo anche le partite da lì sopra. Più funziona meglio. Esattamente, quindi mi raccomando, non deludetemi. Detto questo, siamo pronti. Ventesima posizione, inizio io. Ah, boh, io volevo mettere trentesima. No. Non esiste né squadra. A malincuore, non ne conosco, non ne saccio come augurio. Solo Gaetano, ho messo la Cremonese. Oh, secondo me la Cremonese farà sui 12-13 punti. Già faccio pisare. Non è pronta per questo campionato, ma non più di tanto. Io al ventesimo posto invece ho messo sempre una neopromossa, però non ho messo la Cremonese dove l'hai messa tu. Io ci ho messo il Lecce. Lecce che non ha fatto una grandissima campagna acquisti, Lecce che non mi convince così tanto, quindi io l'ho messa lì al ventesimo posto. Ha acquistato Di Francesco, ha strefezza, però non più di tanto. Quindi... vabbè, questa è la nostra opinione, perché poi dopo ci fate sapere voi nei commenti. Certo. E non male che il tifoso della Cremonese la mette al primo posto. Io non sono tifoso della Cremonese, la metto bacio a tutti. Andiamo con la 19esima posizione. Ragazzi, mi dispiace quest'anno, io ho sapito, piscevo a malincuore. Mi dispiace per Eros perché lui ci segue. Oggi quest'anno a malincuore io ho messo in Serie B. Non lo so se fate gli acquisti che ho fatto perché io non l'ho seguito la Salernitana. Io spero che si salva, però il mio cuore ha detto Serie B. Non ho visto tanti acquisti che avete fatto. Vi una piglia a Cavani, vi una piglia a Lavezzi, vi una piglia a Mertensi, una piglia Insigne, vado a pigliare da nessuno. Allora, ad in Serie B. Io al 19esimo posto invece ci ho messo la Cremonese. Siamo lì, caro chef, perché questa Cremonese, anche lei neopromossa, non mi convince così tanto. Non ha fatto tutta questa campagna acquisti. Forse si riesce a prendere Gaetano da Napoli. Ha acquistato Kirikes. Ma poi da loro quando salgano e scendono in Serie B. Vigliano 15-20. Esatto. Allora ci ha acquistato Okereke, cioè Di Carmine. Non lo so, niente di che. Quindi 19esimo posto, Cremonese. Allora, 18esimo posto, ho messo al contrario di te, ho messo Via del Mare, si chiama il Lecce. Ovigro Mare, perché noi quando venimmo a Lecce ci insultate di tanta maniera, ma non è un fatto di egoismo, ma su Lecce parliamoci chiaro. Noi venimmo là, vincimmo 4-0, venite a Napoli, vincimmo 4-0, ho detto tu, 18esimo posto, vai così. Io al 18esimo posto, qui ci siamo alternati, Ci sta, chi va? Salernitana e Lecce. Sempre in Serie B vanno tutti e tre. Esatto, io al 18esimo posto ho messo la Salernitana, che l'anno scorso con Nicola, con il mercato di Walter Sabatini, ha fatto un mercato spettacolare. Ha fatto una salvezza da inquadrare, da incorniciare, da conservare nella storia della Salernitana. Però quest'anno si è acquistato di nuovo Bonazzoli a titolo definitivo, la conferma di Ribéry. Però se n'è andato Walter Sabatini, è venuto De Santis, c'è stato qualche problema. Io spero che la Salernitana si salvi, però guardiamo la realtà. Secondo me la Salernitana non si riesce a salvare. 17esimo posto, io ho messo la Samba d'Oro.
che sabato tutti hanno i cook. Vabbè, no, ma Giampaolo so mangio panettone, sì o no? Ma chissà, perché loro so mangiano panettone. Allora, facciamo così, dopo ne parliamo. Io, il mio pensiero è stata la Sampdoria, perché poi ci sono Genoa. Mo sa lo Genoa scende a Sampdoria. La mia 17ª posizione invece l'ho riservata per lo Spezia. Se non sbaglio, lo Spezia anche l'anno scorso è arrivato 17ª. Ha acquistato Maldini dal Milan. Non mi ricordo neanche chi è l'allenatore. Ha confermato Thiago Motta, non mi ricordo. Ne segui Mr. Squad. In veloce, ah, 17ª posizione, Spezia. Vai 16ª. 16ª posizione, oggi mi sei una squadra che non ha detto prima. Non mi segui, Spezia, va bene così. Va bene, quindi io al 17, tu 16ª. Spezia, vuoi dire qualcosa? Ma ne vedo io la Spezia. Ma lo dico subito, sai che non mi ricordo. Spezia c'è tutto i coglioni, l'anno scorso si è pigliato 0 punti lo Napoli. Ah, Gotti! Ah, questo è un bello. Ma chi sei bravo, però? Io al 16ª posto ci ho messo il Monza del Berlusca e di Adriano Galliani. 16ª posto, secondo me, è una posizione adatta per il Monza, perché il Monza sta costruendo una grande squadra per salvarsi. E secondo me non è che si salva all'ultimo. Una squadra che riesce a fare un buon campionato e arriva anche 16ª. Allora, 15ª ho messo Empoli. Sempre salvezza. È una squadra che si salva. Empoli ha cambiato allenatore, papà. Sì, si è preso Zanetti del Venezia. Ha acquistato destro. Zanetti? Allora lo sapevamo, tipo l'ultimo. Io al 15ª posto ci ho messo la Sampdoria del maestro Marco Giampa. Maestro panettone, secondo me non te lo mangi. E non secondo me, insomma, c'è anche il castagnano. Però vedendo la formazione non c'è male, eh. Però la formazione no, non è male. Per la formazione proprio all'ultimo a tutti. Sbagliato, ma come? Un po' lacrimonese. Ma come? Giampaolo, non si può allenare. Allora, 14ª a male in cuore. Perché secondo me si facevano a classifiche che scendevano 6 squadre. Si va a reda tutto. Chef Franco si sta proprio scatenando in questo. E mo' dico pure il risultato. 14ª posizione, ho messo il Verona. Lunedì giochiamo con il Verona. Segnatevi questo risultato: 0-2 per il Napoli. Ho detto tutto. Lo sai chi allena il Verona? Cioffi. Quello dell'Udinese, bravo. E Cioffi, secondo me, neanche tu mangio panetto. Con Giampaolo, sì, Giampaolo, tipo che teniamo Venezia, Allegri, o con l'allenatore Napoli. Pure! Vai! Vai delle belle! Mamma mia! Mentre io al 14ª posto ci credo un po' di più, anche perché ha acquistato destro, ha fatto qualche acquisto. Certo, ha anche ceduto l'Empoli, Ho messo l'Empoli. 13ª posizione, ho messo il nostro caro amico Berlusca. 13ª ho messo il Monza. Così alto. Il Monza chissà, ne ha messo in basso. Guardiamo in faccia la realtà. Secondo te, anche realmente, ma potrebbe arrivare 13ª? Anzi, gli acquisti ci stanno. È vero. Quando la mentalità è vincente, il presidente, il vicepresidente ti carica. Già ti dice no, secondo me noi arriviamo di decimo. Cioè, la squadra è combatta. E dico che il Monza si salva. E ho messo una bella posizione. Io al 13ª posto ho messo una squadra che negli ultimi anni è sempre stata a livelli alti per i giocatori che sfornava. Ok. Ma ancora oggi. Ancora oggi sforna dei grandi giocatori. Stiamo parlando di una squadra che ha venduto Scamacca al West Ham, ha venduto Raspadori al Napoli, praticamente fatta. Juricic anche lui ha fatto andare molti giocatori, ma sforna ancora tanti. Andrà via anche il centrocampista Frattesi. Ho messo il Sassuolo di Dionisi, che secondo me avrà delle difficoltà. Non l'ho messa nono, non l'ho messa decima. Secondo me Scamacca, Raspadori, era una bella squadra con questi attaccanti, come? Con questo trequartista. È una piccola frazione, quanti più anni fa? È una piccola squadra. Ok, quindi se arriva l'offerta di 40-50 milioni, il Sassuolo deve vendere. Fu Napoli, lo fa in Napoli, che fa? Non fu Sassuolo. È giusto. Quindi io il Sassuolo quest'anno lo vedo un po' più dietro rispetto agli altri anni e l'ho messo 13ª. Io al 12ª posto ho messo la tua squadra che stavi nominando adesso. Sassuolo? Ho messo il Sassuolo. Ah, ci troviamo qua. Sfonda le stesse parole che hai detto tu. Sì. Sfonda tanti giovani, c'è un bel gioco, è molto difficile vincere là. Mi piace come squadra, 12ª posto. Io al 12ª posto ci ho messo la squadra di Sinisa Mihajlovic. Mi sta molto simpatico come allenatore. È stato un grande giocatore, è stato ed è un bravissimo allenatore. Un Bologna che però ha un'incognita. L'incognita è Marco Arnautovic. Non si sa se va al Manchester United oppure bravo. No. Però per il resto il Bologna ha preso l'attaccante della Roma. Ha preso Shomurodo. Bravo. Ha preso l'attaccante della Roma. Quindi un Bologna che è rimasto così, anche se ha venduto il difensore, se non sbaglio. Quello là che doveva prendere il Napoli. Bravissimo. Però Soriano, altri giocatori buoni del Bologna, secondo me possono fare un ottimo campionato. Undicesima posizione. Saliamo. Ho messo un allenatore che a me non voglio dire parolacci, però non mi è proprio simpatico. Già ho capito. Juric. Ho messo il Torino. Ok. Però ho visto che il Torino sa Sanabria. Belotti sono andato. Belotti a Bologna. Bremer. Ma chi è il Belotti? Faccio 3 gol all'anno. Comunque voglio, ma ci messo in 11ª posizione, ti risalto, va bene così. L'allenatore prega sempre, me la fastidio. Aspetta il ginocchio. Stai su coglione.
Undicesima posizione, qui ci troviamo. La prima volta che ci troviamo con le stesse squadre. Ma quello che è stato, ma ci troviamo. Pure sopra ci troviamo. Lasciami. Sì. Undicesima posizione, abbiamo messo il Torino, sia io che Chef Franco. Un Torino che ha. Stupendo, è caro dircelo. Un Torino che ha un simpaticissimo allenatore. Fa il suo campionato, dai. Non è male come allenatore, però. Chi non mi pare che ha mandato in ritiro a Padre Pio come allenatore? O presidente del Torino ha mandato a Padre Pio a pregare. Quello prega se. Ha fatto poche preghiere insieme a Padre Pio. Prima si ci salvavamo, chissà. A Pietracina, ma là. A Pietracina ci stava a Pietracina. Ah, riusciva a capire, ok. È il nostro santo che io amo. Padre Pio, faccio il giusciutetto. Decima posizione, ho messo una squadra che ho visto l'anno scorso con giocatori giovani, forti fisicamente, ma che parliamo a fare? L'Udinese. L'Udinese c'era un giocatore che a noi piaceva quello tanto. Quello là? De Lofei. Purtroppo non è arrivato. Quest'anno abbiamo parlato tanto di De Lofei. E rimane all'Udinese. Sì, quest'anno il presidente ci ha fatto parlare tanti di quei giocatori. Ho prima stato Di Bala. De Lofei è rimasto all'Udinese. Vuoi sapere chi è il nuovo allenatore dell'Udinese? Sì, lui ha cambiato, sì, chi è? Sottino. Ah, lui giocava nella Fiorentina. Il figlio gioca ancora. Io mi trovo perfettamente con la tua analisi e ho messo anche io al decimo posto l'Udinese. Quindi abbiamo messo nelle stesse posizioni sia Torino che Udinese. Non ho niente da dire perché mi ci trovo con le... Perché tu hai una misura? Io mi ero messo 14esimo. Allora, nona posizione, io ho messo un allenatore che a me mi sta sempre è tanto simpatico, parla bene sempre del Napoli, ma mo stai ragionando col cuore, non col cervello, diceva il professore. Guardate voi queste parole. Ho messo il Bologna, una squadra così alto. È una squadra simpatica. Ok. L'anno scorso siamo dietro l'ultimo Bologna, quasi penultimo. Tu invece al nono posto, che tu mi hai criticato. Ma io invece critico te che hai messo il Bologna nono. Poi vedrai il Bologna. Vedrai che il Verona andrà meglio del Bologna. Ragazzi, perché io al nono posto ho messo il Verona di Cioffi. Il Verona che però ha baracche sul mercato. Simeone che è un uomo mercato. È il Verona che sta trovando delle difficoltà. Ma però se secondo me vendi Simeone sta un po' in crisi. Attaccante che è andato al Monza, come si chiama? Caprari, vero, lo avevo dimenticato. Ma pensi che i campionati sono sempre stessi? No, è vero, non sono sempre stessi. Si è cambiato anche allenatore. Però io confido e ho fiducia nella forza dell'allenatore. Io lo trovo molto molto bravo. Io confido in lui e ho messo il Verona forse un po' troppo alto. Però è anche una scommessa, bisogna anche rischiare. Ottava posizione, ho segnato una squadra che ogni anno ci rompe sempre questo. Perfetto. Ho messo la Fiorentina. Che poi mi sta pure simpatico. Allenatore, una grinta. Ho visto che ha preso due dei giocatori. Ha preso anche Jovic, da Real Madrid. Io all'ottava posizione invece ho messo l'Atalanta. Qui mi sa che ci siamo invertiti. Sì. Sì, mi sa di sì, ci siamo invertiti. Io ho messo l'Atalanta che secondo me si è indebolita. L'Atalanta che non è quella di Champions, l'Atalanta che non ha Ilicic, l'Atalanta che ha perso il Papu Gomez. Però è un'Atalanta che ha comunque Zapata, ha comunque Muriel, Malinowski. Non ha fatto un grandissimo mercato, sta avendo dei problemi anche con Palomino. Atalanta quindi che non andrà neanche a fare la Conference League. Vabbè, perché come la pensiamo noi, Sì, come la pensiamo noi ovviamente. E secondo me l'Atalanta avrà dei problemi nel corso del campionato con Gasperini, vedi come te lo dico. Quindi Atalanta già quest'anno lui non voleva rinnovare. Già ha avuto qualche problema. Come allenatore antipatico. Molto. Scorbutico. Molto. Stato messo insieme a Juric. Tanti. Achille era il vice Juric, di Gasperini, quindi stiamo a posto. Vabbè, non mi ha parlato già sai, ma sì, infatti. Allora, settimo posizione, abbiamo parlato prima e non è inutile che parlo una volta davanti. Io invece al settimo posto ho messo la Fiorentina di Italiano. Secondo me la Fiorentina, vero che ha rotto le scatole al Napoli l'anno scorso, Italiano mi piace assai come allenatore, piace anche al Napoli, piace anche a De Laurentiis, è bravo come allenatore, ha preso anche dei giocatori, ha preso Jovic, allora, che me piace me è un ottimo attaccante. A me piace quali sono gli allenatori, non si deve farsi se mangio sulla penna. Io voglio venire Lucca come Luccavo Gattuso. Allora, sesto posto ho messo come l'anno scorso. Ho messo la Lazio. Mi trovo con te. Ho messo anche io la Lazio. Pure tu. Stiamo là, ragazzi. Un Lazio che non ha so, fammi vedere la squadra l'anno scorso. Chi è che ha comprato? Almeno per sapere se qualche giocatore penso che. Immobile, Zaccagna, Adesson. Ci messo proprio poco sopra. Questa Lazio. Allora, una Lazio che Romagnoli. Ha acquistato Romagnoli, Provedella dello Spezia. Ma niente di che. Una Lazio che però si riconferma con Maurizio Sarri. Secondo me la Lazio può andare in Europa League. Quinto posto. Siamo già nelle classifiche calde. Già alti siamo. Ragazzi, a male in cuore, però non mi commentate a male a me perché io voglio bene. Ho messo il Milan. Ho messo il Milan. Ha già pensato.
Giroud. L'anno scorso teneva 37, ma ora dai una 38. Secondo me si fa sulle 7-8 partite e fa di gol. Allora, il scudetto ha vinto l'anno scorso. Se è stato fortunato che ha vinto, quest'anno lo Bainang in Champions League. Ti ha già avvisato. Questa è la mia. Questa è dura, eh. Questa è la mia opinione. Porca miseria, questa è durissima, caro chef. Io la mia. No, no, per l'amor del cielo, è la tua opinione. Però non mi riesco a trovare. C'è una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Ma non si conferma di nuovo. No, lo ricordi di una cosa. I grandi allenatori, quando vincono lo scudetto, l'anno successivo vogliono andare via perché non vanno a riconfermare. Quindi avrà delle difficoltà. Tranne la Juve che vince 6 scudetti consecutivi. Ah, vabbè, però saremo con mamma. Vabbè, lasciamo perdere. Però secondo io te non si conferma. Tra quarto e quinto posto, ho scelto quinto posto. E poi quarto vedrai chi ho messo. Certo, però passare dallo scudetto all'Europa League. Ma, vabbè, io rispetto la tua opinione. Io invece al quinto posto qua pure me la acchiappo, le credi. Qua me la acchiappo perché è una squadra che comunque si è rinforzata quest'anno. Tanto. Però secondo me il problema è l'allenatore. Sì. Voglio guidare da Massimiliano Callan, Coppa che la panchina. Secondo me è un allenatore e noi che abbiamo elogiato quando doveva venire a Napoli. Non però... va più il suo calcio, non va più il suo calcio tattico. Non va in Serie A 2022-2023. La Juve è anche fortunata. Ho messo la Juventus di Allegri. La Juventus che ha acquistato Di Maria. Una Juventus che riprenderà Chiesa. Una Juventus che ha acquistato Pogba. Una Juventus. Ma io sono premio, allora, io non l'ho messa nelle prime posizioni perché ti dico la verità. La Juve quest'anno vuole vincere la Champions League. No, secondo me no. No, secondo me vuole vincere lo scudetto. La Juve, ma non riesce ad esprimere il grande gioco. Perché il problema, secondo me, è Allegri. Posso acchiapparmi pure tutte le critiche, tutti gli insulti che volete. Quarto posto, allora, Champions. Quarto vai. Posto, ti dico la verità. La Juve la metto sempre in Champions. Ah, Juve, tu l'hai messa in Champions. Io l'ho messo quarto posto. La Juve in Champions. La Juve, non muoci dei critici. Non mi ha. Io dico che la Juve non lo vince lo scudetto e non l'ha da mai vince. Abbiamo parlato prima. C'è i giocatori, c'è la squadra. Secondo me, all'arco di 10 partite, l'allenatore Osman. Sbaglio pannottone o vola. Non sbaglio anche il castagno. Secondo me potrebbe essere. Comunque ho messo quarta posizione. Comunque sempre c'è una fiducia. Sì, eh? Ah, ok. Io al quarto posto. Non l'avrei mai detto e non l'avrei vabbè, mai fatto. Questo è da tifoso. Da tifoso realista. Da tifoso realista. Perché da tifoso non ti sembra il mio amato Napoli primo posto. Quest'anno però, dobbiamo. Quest'anno va anche così. Anche noi abbiamo fatto qualche. È un anno di transizione. È un anno dove il Napoli si deve aspettare dai tifosi delle critiche. Giustamente perché è un Napoli che ha fatto andare via Ospina. Lo ripeto, lo voglio ripetere. Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz. Molto probabilmente già andrà dato, al Paris. Già andato al Paris Saint Germain. Quindi, vabbè, fatto però abbiamo fatto andare via uomini importanti. Anzi, se sono pure questo dice, Napoli. Ci fa ancora una piacere. Stia calmo, chef. Abbiamo fatto andare via uomini importanti. È un Napoli, secondo me, quest'anno di transizione. È un Napoli che si deve un attimo ambientare con i nuovi acquisti, con Kim, con Østigard, con tutto un nuovo aspetto tecnico e tattico. Secondo me il Napoli riesce ad andare in Champions, però non riesce a riconfermare la posizione dell'anno scorso, cioè il terzo posto. Quindi, secondo me, Napoli quarto. Terzo posto, stavamo parlando prima. Ma lui ha parlato del quarto posto. Tre messo... posizioni sul podio. Io ho messo il mio Napoli. Cazzo posso okay. Questo video Napoli pure uno coscio. Mi metto sempre dopo a te. Però tu gli anni scorsi sei sempre messo prima. Quest'anno allora, quest'anno io faccio il discorso che hai fatto due minuti fa tu. Se ne sono andati tanti big uomini squadra. Mo sono arrivati tanti non giovani. Non sarà facile ripartire. Tanti giovani. E ti posso dire che Napoli fra 2-3 anni ti posso riconfermare che lo metterò al primo posto. Terzo posto invece ho messo secondo me la squadra che è più attiva sul calciomercato. Una squadra che ha acquistato Dybala, Matic, Wijnaldum, ha preso il difensore. I tifosi sono veramente euforici di questa nuovissima squadra targata José Mourinho. Io ho messo la Roma al terzo posto. Una Roma che secondo me arriverà in Champions con giocatori come Zaniolo, Abraham, Dybala, Pellegrini. Sempre se non se ne va Zaniolo ovviamente. Però la Roma ragazzi quest'anno è forte. La Roma con Mourinho, con questi campioni, con Wijnaldum, con Matic, con una buona difesa, col portiere, può funzionare. E secondo me l'obiettivo Champions è il minimo. Quindi la potevo mettere anche al quarto posto, ma la voglio premiare ancora di più. Secondo me terzo posto. Ultime due posizioni. Secondo e allora, primo secondo posto. Posto ho messo Inter. Perché al primo posto già abbiamo capito chi hai messo. Io ti ho sempre detto che la mia seconda squadra in campionato. Cazzo. Che tifo sempre per lei. Voglio parlare dell'Inter. Vai. Che ho messo al secondo posto. Ha preso Lukaku, ma non è che ha preso chissà quanti giocatori. Come gioco io sto vedendo che nelle partite amichevoli non sta esprimendo il suo gioco. Se Skriniar se ne va perderà un altro pezzo sì. Importante. Però è ritornato Lukaku. Comunque io ho messo al secondo posizione. Però ho scudetto
non vince. Io al secondo posto invece ho messo una squadra milanese, perché nelle prime due posizioni secondo me ci andranno le due milanesi, che però l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Tu l'hai messa quinta, te lo ripeto, non sono d'accordo. Io al secondo posto ho messo il Milan, il carissimo Milan di Pioli, la squadra che ha vinto lo scudetto, la squadra che è ancora Ibrahimovic, però infortunato, ma è sempre un uomo spogliatoio, una squadra che ha comprato De Ketelaer, che è un giovane, un nuovo trequartista, una squadra che ha venduto Romagnoli, però comunque la squadra si è riconfermata e io l'ho messa al secondo posto. Secondo me non riesce a vincere lo scudetto e secondo me se la giocheranno fino alle ultime giornate Inter e Milan. Allora, prima posizione, ribadisco, se non ero tifoso del Napoli, la mia seconda squadra del cuore è la Roma e l'ho messa in prima posizione. Allora, Mourinho c'ha un progetto. Il progetto di Mourinho doveva essere 2-3 anni. Questo è il secondo anno che sta Mourinho. Lui ha detto vicino alla società: io vengo da voi, pagate 10 milioni di euro, 11 milioni di euro, quando so che prende, perché merita. Un allenatore che c'è con gli terrà la carica, si tagliava pure Lupacchero, togliava Lupacchero. Gli acquisti che ha fatto, secondo me la Roma è da scudetto. Col cuore in mano, se la Roma vince lo scudetto, sono contento, non quando vince il Napoli, però sono contento. Io al primo posto ci ho messo l'Inter, l'Inter di Simone Inzaghi. È vero che non è l'Inter di Antonio Conte, però è ritornato Lukaku. Lukaku e Lautaro lì davanti fanno scintille. Secondo me l'Inter non venderà. Il centrocampo, centrocampo c'è, la difesa c'è, perché l'Inter non ha venduto Skriniar, ha fatto qualche acquisto, certo ha ceduto Perisic, che era un uomo importante, ma su quella fascia giocherà Gosens, che è un altro uomo importante, ma non è la stessa cosa. Lo dico ovvio. Non è la stessa cosa, però secondo me l'Inter la vedo pronta quest'anno per vincere di nuovo lo scudetto. Cioè Lukaku secondo me ha portato di nuovo quella qualità e quello che serviva a questa Inter. Sì, Dzeko ha fatto bene, ma Lukaku e Lautaro possono fare ancora meglio, quindi secondo me lavoro di Inzaghi, Lautaro, Lukaku, giocatori ci sono, l'Inter può vincere lo scudetto. Noi ci conserviamo i fogli, poi ovviamente c'è il video. Ha ragionato molto più col cervello, non col cuore. Io ho ragionato più col cuore, non col cervello. Tu hai fatto un po' e un po'. Io ho ragionato con realista, ok, sono stato più realista. Da Roma che mi piace, da Juve simpatico, più antipatico. Vabbè, ci sta, è mischiato un po' di cose, ci sta. Voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando ragazzi. Però non ci massacrare, chef fa Google, bene. Voi già iniziano con le clip TikTok, già lo so, già lo sappiamo. Mi voglio bene. Vai, il video finisce qua, noi vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Sono qui nel raffreddore, quindi mi devo soffiare il naso, però voglio. Noi vi salutiamo, sempre forza Napoli, tra poco incomincia il campionato, quindi vi aspetteremo in live con le reaction. Con le mani incrociate, scrivete sotto nei commenti la vostra squadra del cuore, però mi raccomando, voglio solo i commenti belli, che chef Franco va bene. Mi raccomando, state a sentire a chef Franco, state a sentire a me, sempre forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Ayu e buon campionato a tutti.